prossimo treno per Metro Rock è in partenza dal binario di Radio Baiano. Work all night and a drink a rum. Questo programma contiene un linguaggio forte, si sconsiglia l'ascolto in compagnia di minori, donne incinte e anziani. Il programma può portare dipendenza, se i sintomi persistono, consultare il medico. We'll be right back.
casa e non parto più. Qui c'è tutto quello che sono io. Scatole stracolme di oggetti che riempiono le mura di storie. Io ritorno a casa e poi me ne andrò senza una valigia e senza te. Solo per tenerla nascosta dentro te. Una vita e senza rimpianti seguila. Se ti distrugge lasciala. Ricomincia. Casa e non parto più. Qui c'è tutto quello che sono io. Scatole stracolme di oggetti che riempiono le mura di storie. Io ritorno a casa e poi me ne andrò senza una valigia e senza te. Siamo qui come tutte le domeniche a celebrare la Santa Messa. E oggi non siamo soli, visto che fa molto caldo, avete già potuto sentire qualcosa. Vedete il bassista che gliela fitta. Si spoglia! Non dare le spalle al microfono, facciamo vedere tutte le parti del suo corpo. Ci vuoi fare una canzone? Giù un po' il bassista, diciamo, toglie la felpa. Il principe di Belenze, però. Va bene, chi cazzo siete e che cazzo volete? Se non ti permetti di rivolgerti a noi così, non ti credi di essere. Innanzitutto noi abbiamo gli extraterrestri. No, abbiamo gli umani. Sono gli esseri viventi. Praticamente la popolazione della Terra, tutto qui dentro. Siamo così mainstream che mandiamo gli umani. Vabbè, ti va. Nice. Chi è il frontman? Camilla. Questa è una bella domanda. È una vecchia storia, poi vi racconterò. Vabbè, se mi dovete picchiare... Forza, presentaci. Noi siamo gli umani, siamo una razza strana. Siamo un gruppo di Avellino. Composto da Avellino. Composto da Avellinese. La prima serata. Da Avellinese, a modo Avellinese di Avellino. In realtà nessuno. No. E niente. Andiamo da un netto insieme. Un po' di più. Con questa formazione da un annetto è tutto nacque dall'incontro tra me e Lorenzo nel centro sociale ad Aiello. Lorenzo, ma tu sei a batteria.
ma ci vorremmo fare un gruppo. Io adesso no. E da là è nato il gruppo. Poi sarei interessante. Sì, sì. Sì, questo. Cioè, ma bellissimo. Incontrammo Mattia. C'è ancora gente che male dice quel giorno. Poi. Giordas. No, prima di Giordas. Suonammo con Francesco Santoro, giusto? No, stavamo in formazione. Siamo io, Mattia, Lorenzo e Francesco Santoro. Che era l'ex anche che salutiamo quello. Anche questo ovviamente sentendo, però ciao Francesco. Ciao Milano, cazzo. Dai, dai. Poi entro nel gruppo. Caro, in realtà provai, ho detto vediamo questi che stanno sul gli facemmo il provino, dicemmo boh, ci manco vediamo, prendiamo. Quanto aspetta? E comunque quanto sta poi. Francesco è andato a studiare a Milano. Università, cose, situazioni. E l'altro l'abbiamo ucciso e buttato in un fiume. Mi sono sorpreso. Esatto. E poi è entrato per un piazzo. Sì, un rimpiazzo tra gli amici Camilla. Fanno una schifezza. La ruota di scorta. Esatto. Comunque nel frattempo ci hanno scritto sia Daniele che gli Explorers che ci ha detto chi? Grandi ragazzi. Chi è? Chi? Non conosco Daniele. Anche un altro signor nessuno che è Andrea Veleno ci ha scritto io non conosco nessun umano, conosco gli Heavy Brady in It's a Blues. Ma ci vuole. Allora mi scuso con tutti gli audio ascoltatori. Con gli audio ascoltatori. Ribadisco. Dilla parolaccia. Ma sta puttana è merda, volevo blues. Citazione Alt F4 Music Village lì, cioè, che anno era? 2011. Tre ragazzi si alzarono dal pubblico e mentre gli Everybody in the Blues suonavano, loro urlavano: ma sta puttana è merda, volevo blues. E c'è anche un video. E c'è anche un video a testimoniarlo. E mi scudio. Mi scudio con gli audio ascoltatori. E basta. Mi scuglio. Guardatemi scugliarsi. Io voglio salutare Daniele a breve giocheremo a tennis. Ciao. Bella zia. E frattempo anche Gabriele ci scrive, ci dice potevate fare un duo, Marco. Lorenzo. Ma è in programma, non lo sanno. Cioè, la settimana prossima ci abbiamo l'intervista solo io e Lorenzo. E noi non lo sapevamo nemmeno. Però lo sapete. Settimana prossima, domenica. Comunque ragazzi, vorrei. Scudio. Vorrei ascoltare qualche domanda sul pezzo che abbiamo appena ascoltato dai nostri esperti, che purtroppo non sono qui oggi. Possiamo andarci. Sì. Io non parlo. Voglio che non parli. Tu devi parlare. Allora voglio una domanda dal qui presente Alessandro, perché sappiamo che Alessandro si finge, almeno crede, di essere un cantautore. E quindi è che una domanda sul lato tecnico suo. No, parlando del nostro gruppo, Alessandro. Dopo aver ascoltato il vostro EP ha detto cazzo ragazzi sono bravi anche a scrivere, non solo tecnicamente, e quindi vorrei qualche domanda più che altro sulla scrittura da parte di Alessandro. Tu che ne capisci, diciamo. Almeno fingi di capire. Volevo sapere innanzitutto se i pezzi si scrivono qua insieme oppure c'è sempre qualcuno che porta una bozza e poi insieme la perfezionate. C'è qualcuno che inizia a fare. No, è il nostro Antonello. Purtroppo Giordano. Purtroppo è Antonello che si sente. Diciamo i pezzi non è che nascono da una persona, diciamo la maggior parte delle volte è capitato che o io o Marco, sempre i chitarristi, portavano, salutiamo le vergine che è fuori. Sì, ma da fuori ci fanno tanta ridere, ritorniamo seri, e quindi parte tutto sì, da un giro di chitarra, un arpeggio, una cosa del genere, che poi portiamo nella sala. A volte è capitato anche di portare proprio pezzi già composti e di scartarli. Ma ragazzi, questo pezzo già va. Ma questo l'hai fatto tu? Sì, no, fa schifo. Tu sei neanche ascoltato, fa schifo. Oggi particolarmente. Letto simpatico barra PR. Con Mattia non ti annoi mai. No, poi un'altra cosa che abbiamo notato. Che c'era la componente che due chitarre, lui ha il terzo capotasto che è stato un po'. Ma che cazzo ne capisci di chitarra? Fanno parlare! Il terzo capotasto ti risolve molti giri di chitarra che potrebbero essere più complessi senza capotasto, e invece gli accordi risultano molto molto più armonici e
godibile all'ascolto. Ti stai dicendo una stagione? È una cosa che è vero, lo ammetto. No, e mi scudio di tutti gli audio ascoltatori. Perché non uso il terzo cavolasse, al terzo tasto lo usano quasi tutti. Sto dicendo che molti non sanno suonare. No, cazzo, dai. E poi soprattutto c'era un bel fraseggio nella tua chitarra solista che si univa bene agli arpeggi di chitarra, quindi volevo dire soprattutto anche le liriche. Ovviamente questo è un pezzo che, come tutti gli altri, io l'ho ascoltato tutto l'EP, c'erano alcuni pezzi con tematiche un po' più intense e profonde, che riguardavano anche l'intensità dell'anima, in generale anche di argomenti che trattano anche la società odierna, però anche di mancanze e proprio di possessione, no? Perché oggigiorno c'è proprio quella tematica di possedere qualcosa, perché abbiamo poche certezze e si esige da parte nostra, di qualsiasi persona, di aggrapparsi a qualcosa, no? Quel vuoto che viene a celarsi nella nostra vita. E anche in questo pezzo, anche se magari le parole sono semplici e subito rientrano in testa, perché alcuni dei pezzi ho subito, già dal secondo ascolto, già ho ricordato la linea melodica e il cantato, però pur avendo questa funzionalità, no? Che è subito fruibile a tutti il testo, e magari qualche testo può sembrare diretto alla ragazza, invece c'è sempre un secondo fine, però voglio che mi parlate voi, perché darsi che è una mia lettura sbagliata. No, ci tengo a dirlo, siamo tutti gay. ragazzi, se venite in musica. Se non avete capito la domanda, non vi preoccupate, non è un problema. Credo che non l'abbia capita nemmeno lui. Cioè lei ha cominciato e poi è andata a braccio. Io mi sono messo i testi sono. Praticamente ha detto di cosa parla la canzone. Okay. Abbassate un po' il sottofondo. Carre. Questa è vecchia. Ciao Francesco Pollucci, ci stai dicendo che siamo capre. Vabbè, penso ce l'abbia con lui. Non posso offendere. No, ma prego, fai. Però siamo a Metro Rock, non stiamo a Metro, siamo tutti felici. La puntata di domenica scorsa vi ascoltavo, no? Gabriele, che cosa dice? No, era due domeniche fa. Due domeniche, vabbè. Vabbè, ciuccia. No, succa. No. Basta. Ma chi è? Vabbè, dai, rispondiamo a questa domanda che forse è l'unica seria. Sì, lo ritessi, magari prima di parlare io. Hai proprio colto veramente quello che personalmente, ma anche con i nuovi pezzi che stiamo sviluppando tutti insieme, anche a livello di testi, vogliamo trasmettere. C'è questa semplicità attraverso i testi che appunto può darti un messaggio veramente diretto, immediato, senza che tu devi magari pensare cosa c'è nella mente dell'autore e tutto. Quindi sì, personalmente per i testi di questo EP che ho curato la maggior parte io, sì, cioè è proprio questa la mia intenzione. Magari alcuni testi, per esempio Scure, è un po' più articolato e per vari fattori, sentimenti, del momento, quindi mi sono messo scritto completamente questo testo con questo bugio. Sì, no, la presa del culo. Dopo magari quando ascoltiamo. Però sì, gli altri. Giordano. Possiamo dire il motto di Merri, ma giusto per avere rispetto per quello che stavo dicendo. Possiamo chiamare le bercere per dirlo. Scusa, finisce. No, cosa triste. Cosa è lo zimbello del gruppo? Ma picchiali, cioè. Mi sei molto piaciuto questa domanda, perché veramente. Ma cioè, perché tu l'hai capita? Ma io l'ho capita. Cioè, qualcuno intelligente. C'hai colto in pieno, quindi questo pezzo principalmente parla del. Si chiama Mura. Parla dell'importanza della casa come, sia come luogo, sia come propria entità, come posto dove tornare sempre, e quindi tu puoi raggiungere i tuoi sogni, continuare appunto a sognare, ma una casa è una cosa che c'hai da quando sei nato e nessuno ti leverà. E appunto abbiamo questa idea di mura come le quattro mura di casa.
E adesso basta, cazzata, non lo so. Visto che qua. Uno, due, tre, giornata merda! Per sempre! Okay. Che bella questa, questo è proprio lo slogan finale, lo slogan di Wikipedia, gli umani dovete mettere Giordano, umani su Giordano. Sì, perché vale, Giordano con Prince, che poi io ho sempre pensato che Mura fosse indirizzato a me, cioè io ma lei a me è palazzo, no no, ma perché cioè quando usciva il senso io stavo fuori e quindi pensavo dai che bello, vogliono che torna, no, questa è una canzone che Antonello ha scritto per Mattia quando era in Svizzera. Cosa, io ho sempre pensato, mi è arrivato un messaggio su Gmail della canzone, andai a sentire, diceva bello canzone, sono lontano da casa, cioè, dopo 10 anni pensavo che era la mia, invece no, mi sembra che era un canzone, magari da oggi in poi potremmo raccontare questa storia, ma lettura diversa, l'abbiamo scritta per te infatti, grazie, rimangiamo tutto quello che abbiamo detto, l'abbiamo scritta per Mattia, e questo conferma anche il fatto che siamo tutti gay, esatto, di fondo, perciò abbiamo fatto la domanda a proposito, come mai siete tutti gay? Cioè uno per uno, no solo fra di noi, fra noi solo fra noi, cioè, siamo una prova, prova si sviluppa da sta cosa, ci accoppiamo in gruppo sempre e questo ci fa bella poesia, loro pure fanno parte, fanno i video, loro fanno i video e qua no, tu fai i video, lui li carica, quindi tu non partecipi alle cose, le vergine quindi non partecipano, riscaldo perché sei tutto fotogenico, che cosa tenera. Detto questo, noi abbiamo bisogno di respirare perché siamo in 9. Perché siamo in 9 qui dentro, direi di mandare il primo pezzo degli umani. Qual è il primo pezzo che abbiamo visto? Chiude Texas. No, Texas. Caracas. Io non penso che siamo Texas, ma poi. Inventatelo. Noi andiamo a scrivere un pezzo, ci vediamo dopo. E quindi a Shame. Sembra dedicato a me. Alla fine. Sentiamo silenzio. Sentiamo eco e ci sentiamo tra poco. Nice. Yeah.
Siamo tornati in onda, ragazzi. Qualcuno ci ricordava che non abbiamo ancora presentato uno per uno. Bravo. Chi te l'ha ricordato, scusa? L'ho detto io perché ma poi abbiamo dedicato la canzone. Ma nessuno lo sa. Presentatevi, ditevi da soli. Dite cosa fate. Anche soprannomi, anche soprannomi. Vabbè, Alessandro Gradone, vocalist. Camilla, vocalist. Ma che sta Camilla? Camilla perché prima ero biondo, quindi ha ragione. E ora è color ruggine. Io sono Marco Emilio Versano. Il doppio nome. Jake Elwood. Sono la chitarra, ho le seconde voci e mi chiamano. Ti piace questa cosa? sì. Non fa le gangbang. Faccio le gangbang. E mi chiamano Palazzo. Però così. Cioè non in altri mondi. Ma pure voce dedicata a te allora. Esatto. Il tema è come Zuzzo. Esatto. No, ma c'è una memoria assurda. Vabbè, ma ci sono l'ho sempre fatto. Cioè, sì, ho capito, ma 4 anni fa, io non ricordo niente. Vai. Tocca a me. Io sono estematico. Sono a Yeye Brazzo. Se l'hai preparata questa, e ce l'hai preparata in macchina. Ma Yeye è scritto con la I lunga. Ah, I come lunga e poi si vede. No, comunque Mattia Capone, sono il basso e faccio il correttista. È diverso dal corista, ma è proprio il correttista, cioè quello che rompe il cazzo e mette i corni nelle canzoni. Interessante. E che fai? Il suo soprannome è Tonte Mattia. Tontia, Tonno Rio Mare. Tonno Rio Mare, Nostromo Mattias. Mattias, nice. Vabbè, nice. L'hai detto che sono il basso. Sono il basso, vero? No, vabbè, diciamo che ha un basso elettrico. Un basso elettrico, sì. E lo porta alle prove. Faccio anche il PR. Soprattutto. Vabbè, passiamo avanti, quindi tipo la palla me la prendo. Vai. Io non sono... Ciao a tutti. Ciao Antonello. Sono Antonello, Giordano. Antonio Giordano, no? Antonio! E il suo soprannome è Antonio. L'anagrafe è Antonio, ma tutti mi chiamano Antonello. Onello. O Giordano Mello. Vabbè. E il suo soprannome è? 1, 2, 3. Giordano Merda! Per sempre! Ah, l'ho detto anch'io comunque. E suono la chitarra e faccio seconda e terza voce. Basta. Giordano. Giordano Merda. Oltre Giordano Merda, sono Lorenzo Capone, non sono parente con il bassista. Ma perché guardi qua? Non lo so, quanti stanno riprendendo? Mi sento. Sono il batterista, diciamo, è la testa di cazzo. E sono anche questo. E l'ovetto di Domano che costò l'era, mi conto di cazzo, che è veramente... veramente nice. La soddisfazione. La soddisfazione. Il rapporto qualità-prezzo. Sì, è il tuo slogan, eh? Texas. È una passione per gli Stati Uniti, proprio. Soprattutto per il Texas. Abbiamo John Feder. Ah, John Feder da casa, ragazzi. Sempre mi piace tutti i post degli umani. Nessuno sa chi è. Nessuno sa chi è. Interessante. Solo Lorenzo. Sì? Che tu cosa? Lo conosci John Feld? Ah, certo. E il Jerry Springer. E comunque tutto a posto. Lui invece come ti chiami? Vabbè, c'è anche in realtà un sesto umano. Un sesto umano è qui fuori. Vuoi entrare insieme a noi? Sesto umano, presentarti. Venga. Sei fuori, è sempre andare, presente. Venghi lei, venghi. E non è l'Ebergene, attenzione. L'Ebergene no. E cosa fa questo sesto umano? Questo sesto umano ci ha sostituito Mattia mentre è andato in Erasmus. E mentre abbiamo scritto la canzone per lui. Sottolineiamo. Nuova storia. E ha suonato il basso con noi, inoltre ci fa foto ovunque, video, foto, insomma, regista, fa tutto. No, in realtà è lui gli umani, sì, cioè, lui senza lui gli umani e poi ci siamo noi. Va, Giordano e me. come intercalare, non usate. Mi sembra che salutiamo il contest. Comunque. E quindi è Enrico Coppola, che poi lo salutiamo. Una domanda, ma quindi da casa non sanno chi sono? Vieni qua. Salutiamo pure la tenenza. Ciao belli. Dove era? Non vedo un caso. Vabbè, quindi salutiamo anche la polizia municipale di Baiano. Bellissimi e bravissimi.
proprio questo piccolo spazio Marchetti alla polizia di Baiano. Belli, professionali. Cabaret nello stesso. Sì. Vogliamo leggere. Sì, però. Cioè, vogliamo leggere il nostro nuovo testo. Cioè, abbiamo scritto una canzone. Adesso? Sì, abbiamo scritto. Ah, no! Si chiama Zuppa e castagne e fasoli alla serenese. No, molto buono. Ragazzi, scusate, però un momento. Porzioni per 8 persone. Per 8? Recita un po' meglio. Tempo di realizzazione 40. Giordano, beh. Ingredienti 50 grammi di castagne. 500, ma se legge. Otti lui, 50 grammi di castagne. Ma c'è, pensa a castagne. 500 grammi. C'è un sottofondo musicale. 300 grammi di fagioli. Aspetta, vai, Lore. Vai. Vai, sottofondo musicale con l'ovetto. Un mezzo litro di olio, di oliva. Uno spicchio d'aglio e Giordano merda. Un ciuffo di prezzemolo. Sale necessario. Prego. E adesso sentimento. Lessate le castagne, privatele della loro pellicina. Quindi vabbè, in una pentola mettete a cuocere. Vabbè, faccio qua. È uscito il video. Wow, è riuscito il pezzo rap però. Bravi fuori. Dopo questo. Tutti, eh? Perché non l'abbiamo buttata sta cazzo di shit, maledetto Antonio, che possa che morire. L'albergo è andato a prendere il tazzo, non so se. What tazze? Momento buono per spiegare cos'è il tazzo. Al popolo cos'è il tazzo. Forse vediamo domenica prossima con più tempo una puntata dedicata al tazzo. Sarebbe il caffè. Al linguaggio di Lorenzo in generale, hanno fatto un nuovo corso. Vogliamo cercare di tornare un attimo alla musica. Ragazzi, sono 34 minuti e diciamo sono stronzato. Tra cui Giordano bravissimo. Non è possibile. Grazie polizia municipale. Secondo me sarà tipo i fumenti del calore, il sudore che comincia a andare alla testa. Io ho un clima da Caracas. Che vogliamo chiedere? Prego Peppe, fai una domanda e datti una risposta. Quando abbiamo sentito Ecco abbiamo sentito Ecco, sì. E volevo sapere proprio da chi ha scritto la canzone, di cosa parla questa canzone. Sempre lui. Sì, no, purtroppo sì, perché i testi purtroppo. Ma appunto, tutti tu? Sì, questi sì, e quelli noi stiamo scrivendo insieme. Tanto come sì, ci riuniamo sulla tavola rotonda e mangiamo e scriviamo. Cacciate le spalle. Però aspetta, è là che comincia la gangbang. Uno spadone di cima. Trenino? No, non l'ho in cerchia. Ah, però sai sì, come la scambiamo. Lui di solito porta il salame. È il superiore del gruppo. Grazie, ci vuole un boom boom. Uno dopo l'altro. Prendi e porta a casa. Dai, metroporn. Mettiamo serie, io devo sempre portare la serietà, però non sono palluso. Giordano Giordano, un po' stancato, tra un'ora vai lo ripetiamo. No, questo sì, forse è il pezzo più serio che abbiamo scritto, che vabbè, cosa avevo scritto, e principalmente una canzone dedicata a un ragazzo che purtroppo non c'è più, un nostro amico, specialmente mio, di Alessandro, quindi il testo diciamo più a cui più teniamo perché ci ricorda un po' appunto questa persona, quindi qua appunto non veramente sicuro da scherzare. E sì, a parte il testo che appunto è molto molto diretto, ci sono alcuni riferimenti proprio alla persona stessa che non vi stiamo a dire, anche perché non sono cose che ci piace dire, ma sono cose che ci piace sapere noi ma non dirle. E in questo pezzo ha partecipato, vogliamo salutare Mattia Pennon, che è un maestro di conservatorio, ha suonato la viola a 20 anni, è un maestro di conservatorio, maestro comunque abbastanza giovane, infatti lo salutiamo, un neo maestro. Mattia, se ci stai seguendo, contatta Radio Baiano su Facebook ora. Aspetta, adesso aspettiamo. No, potete andare avanti perché c'è ritardo di qualche secondo. Sta facendo altro. Ma sicuramente mi auguro stia facendo altro. No, ma perché siamo peggio. Pure perché se non so sta sentendo lui, nessuno. Quindi no, vedo che avete seguito. Sì. Siamo molto contenti di conoscere questo pezzo. E anche perché fino all'ultimo eravamo in dubbio se. Abbiamo inserito anche dei fiati.
per chi non ha dei visi, sta c'ha dei fiati, non sono dei soffi, trombe, trombe. Cioè non so, c'ha di lì, no, non so, e nemmeno lui. Tu conosci, tra l'altro, c'è gente che proprio che suona, c'è gente che Manuela Canzone, Luciano Rilla, Carlo Montana e Tony Fiordellisi hanno registrato la sezione fiati. Sì, c'è pure scritto nell'album. Ex Everybody. Esatto. E quindi li salutiamo anche se. Mi salutiamo anche gli Everybody e Gabriele che sicuramente ci sta ascoltando. Lo vogliamo bene. Non parlare di Gabriele la prima mezz'ora. Cioè, Gabriele, ascoltate, Gabriele non ha un cazzo da fare. Ci ascolterà. È il nostro dio Gabriele. Contattaci che... su Facebook. Già fatto. Cioè, Gabriele conosce le nostre canzoni meglio di noi. Sì. Ci ha aiutato negli arrangiamenti dell'EP. Ci ha aiutato a fare tutto. Ha registrato la tastiera, il pianoforte, tutto. I cori, i grilli. Ha arrangiato i violini in mura. Cioè, proprio. L'ha fatto da solo, l'ha fatto lui, ma era sobrio quando l'ha fatto. Invece di far venire loro, potremmo farli venire Gabriele. Sì, esattamente. Sì, è proprio di rispirare veramente. Ecco qua! Gabriele! Si sta ammazzando di. Ma chi? Si sta ammazzando. Ah, Mattia! Ho capito, Mattia. Si sta ammazzando di bombe. Mattia mia nonna, dice Gabriele che ti stai ammazzando di bombe. Vabbè, ma le bombe delle 6 non fanno male. Cacciatelo pure. Attenzione che sta riscrivendo. Beh, non possiamo la puntata di dice quello che si Mattia è andato. Grazie. Ma arriva un po' in ritardo. Leggermente. Sì, qualche secondo. Siamo tutti ritardati. Ponte Baiano. Sono tutto. L'orario è diverso. Sì, siamo su l'orario di Baiano. 15 secondi. Infatti ci tenevamo a dire che è sempre bello venire a suonare all'estero. Salutiamo Alessio Perrone. Detto questo, ragazzi, io manderei un altro pezzo. Sì, pure che qua siamo morendo. Saune gratis. Chi vuole unirsi? Come mandi? Mandiamo quella più lunga. Serpente, quella pure più cattiva. Vai. E allora noi sentiamo Serpente e ci sentiamo tra poco.
tornati, ragazzi. Rieccoci. E rieccoci. Dobbiamo parlare un poco di questo pezzo. E io voglio una domanda da te, Domenico, visto che io non voglio fare un cazzo. No, io vi rassegno solo. Devo chiedere prima io perché tutta questa rabbia in questo pezzo. No, mi hai fatto una domanda. Mettetevi d'accordo non prima e preparate per le pezzo. Seconde voci poi arrivano dire. Allora, dovete sapere, ragazzi, che in questa radio è formata da professionisti. C'è gente che quando fa le interviste se le prepara, si studia bene i pezzi, beh, questi non siamo noi. È capitato a volte che intervistassimo persone che stavamo ascoltando allo stesso momento, che le stavamo intervistando. E noi non facciamo nomi, non facciamo nomi. No, in realtà nessuno di noi l'ha ascoltato. No, Alessandro l'ha ascoltato. Solo Alessandro. Invece voi vi abbiamo ascoltato prima, non ci siamo organizzati con le domande, però vi abbiamo organizzato. Vi avevamo già ascoltato, vi volevamo fare una bella festa. Lui vi ha addirittura messo in playlist, diciamo. Ed è raro, cioè io solitamente dico a tutti le band che sono brave e che mi piacciono, ma vanno cagare. Ma solitamente non è vero. Quindi stai sfruttando tutti i ma pure con gli Exploders hai fatto così. No, c'era anche quelli. Ah. No, basta che pensate che ho detto che erano bravi gli altri F4, quindi ho detto che ero bravo anche io quando venni la prima volta. Ma lui non capisce un cazzo, te lo devo dire per forza sul tuo mezzo. Ma tu non hai mai detto che sono bravi gli altri F4 pure quando stavano qua. Ah, giusto, anche quando erano qui ho detto che erano una chiave. Sì, mi ricordo così. Sì, comunque torniamo agli umani, dai. C'era questa domanda del caro vecchio Peppe. Come mai tu che canti, perché questa rabbia? Questo qua è stato un pezzo che, a parte che è stato insieme quando ci siamo messi a prepararlo e così via, è stato quello forse più lungo da preparare, quindi c'è stato uno studio poi delle varie parti strumentali. La voce! E la voce è stata una... No, alza! Alluccano poco! Mettiamola così! Parlare. E essendo che comunque strumentalmente la musica era tosta, ci voleva una voce tosta. Poi graffiato e quasi scritto. Sì. Ci stanno anche degli scream sotto, perché poi prima io di arrivare a fare questo genere facevo un altro genere sempre con Giordano merda. Con chi, scusa, non ho capito? Giordano merda. Lui che ricorda per sempre, carico. E facevamo metalcore, quindi roba un po' più pesante. Quindi... Ah, ti vedo con metalcore. Mi vedi, sì, bello metalcore e quindi metal merda. Metal merda per sempre. Quindi lo scream, diciamo, già era una cosa che mi piaceva fare anche a calcio. Andavo in genitori, ciao mamma! Ciao mamma, cosa si mangia oggi? Mamma, butta la pasta! Quelli a casa sono i migliori. Sono, devo dire, da quelli nel bagno sono proprio i migliori. Ah, quelli... Quindi siamo Lorenzo esiste. Vieni Lorenzo. Lorenzo esiste. Ciao polizia municipale. Ma insomma Lorenzo mi va bella. Anche con l'anno che li salutiamo. Il vicino di casa con la scopa sotto. Quindi che ti rompeva il cazzo. Sì, giustamente, in casa non si scalza. Invece di ringraziare, gli facevi ascoltare buona musica. Vorremmo sentire cosa ne pensa Lorenzo di questo pezzo, perché non ce l'ha mai detto. Questo è il pezzo dove mi sono divertito di più, sicuramente a suonare la batteria, perché sfoggiato tutta quanto la mia rabbia, cinghiata, diciamo, e cavata, cinghiata alla cieca, mazzata alla cieca. Quanti quelli di batteria rotto in questo pezzo? Nessuno. Era una nuova, non comprate. Ma è la sola di quelle spazzole. Sì, all'incontrario però. Ho usato anche il doppio pedale, forse l'unico pezzo. No, sicuramente l'unico pezzo che l'ho usato. È il pezzo dove mi sono divertito di più. Siamo tutti incazzati. Un pezzo pacifico. È un pezzo con due palle così. Ci abbiamo messo veramente 4 mesi forse per finirlo. Cioè di solito tipo Eco l'abbiamo messo 2 giorni, 2 prove. No, in realtà tutti i pezzi così come erano stati concepiti in studio sono stati stravolti, perché li abbiamo riarrangiati tramite l'aiuto di Federico Carillo. Ciao Fede. Che è stato colui che ci ha registrato fino alle 6 del mattino tutti i giorni, con tanta pazienza, una 2 settimane d'inferno proprio. Santo. Dalle 11 del mattino fino alle 6 del mattino noi abbiamo appurato che questo Federico non dorme mai. La vergine con il caffè è arrivata anche con il tazze, anche Enrico con il caffè. Quanto cazzo di caffè? Milioni e milioni, prego. Dicevi? Niente, noi praticamente vabbè, ti ho rubato la domanda. Devo fare la domanda e la voglio fare dopo. Ok, dire scure.
Ah, vuoi sentire Scure? Ok, allora. Ah, ma allora quindi vuoi sentire Scure, quindi suoniamo Scure. Quindi sono passato così fate Scure. All'improvviso. Oh, così, così guarda caso ci siamo fatti le chitarre. Così. Ma quindi ve le siete portate le chitarre? Ma guarda, così è capitato. Schiuma nella testa. Aspetta, rimettiamoci. Aspetta che siamo un po'. Fatevi, siamo riusciti a fare un po' più stretti, cioè specialmente il un po' più di qua. Vabbè, ma cazzo. Vabbè, allora. Come scusi? Scusi lei. Dice ho bene. Ho bene. Va di lei. Quindi noi siamo si è proprio di te, siamo in diretta. Che bellezza, la bellezza della diretta. Tanto all'inizio io non sento. Ci siamo? Ecco. La foto? No. La foto veramente brutta. Dovrebbe essere un cazzo di video, ma... No, ragazzi, mi sta morendo il telefono. Non l'ho pagato tanto. Se vuoi mettiamo questo. Non lo puoi morire. Non lo puoi morire. Oh, se vuoi teniamo Yamazei qua, cioè... costoso. Perché Marco Aversano c'ha i soldi. È vero, è mio padre. Tindino, Non è manco vero. Non è manco vero. È ripreso. È semplicemente che li spetta. Però non ti vorrei ripetere come prima. Se hai i soldi, perché non ci offri qualcosa? No. Vengo. Offrici un box nuovo. Allora, finestre. Spero vieni a casa. Allora, siamo pronti? Oh yes. Yes. Quando volete. Saprò anch'io respirare lieve, poi esplose in me senza far rumore la forte voglia di non voler guardare. Thank you.
testa, scure nella testa. Secondo me è venuto più bello. È epico come se. Fate lo vuoi un video che alla fine cade. Finisce, cioè, il pezzo e cade il cellulare. Peccato che non fosse, che fosse il mio. 5S d'altezza. Peccato che non posso bestemmiare. Comunque il pezzo non era finito. No, davvero. Sì, no, mancavano ancora 3 secondi. Stai facendo veramente una figuraccia clamorosa. No, noi ce ne andiamo comunque. Pochi mezzi. No, voglio vedere il finale del video. No, dopo voglio il finale del video. Cioè, è una cosa di epico. Cioè, noi ci avevamo creduto che avevate sentito il CD. questo arrangiamento. Prego. Il CD è tale. Bravo Giordano. È stato bello. È stato bello. C'era sotto. Aspettavo. Comunque, tempi oggi. Comunque è un vero peccato che mi sia caduto il telefono. Spero non si sia rotto per l'ennesima volta. Già cambia due schermi questo cazzo di telefono. Sempre per lo stesso motivo. No. Poi dopo lo devi andare in Texas per la sede principale. Comunque ragazzi, tornando un attimo seri per un secondo, un millisecondo. Alessandro, voglio sentire te. No, una domanda che sta più che altro sul pezzo in digitale. Pezzo in digitale, sicuramente ci saranno state più incisioni di chitarra, no? Almeno in questo pezzo, perché ho visto che siete partiti proprio con un botta e risposta. Ha iniziato tu con l'arpeggio e lui ha fatto quasi 4-5 battute. No, l'inverso, io ho iniziato con la ritmica, con le pennate e poi lui ha fatto il fraseggio e poi tu e Conrad siete un po' alternati. E quindi sicuramente avete perso più tempo in questo pezzo, perché c'era pure la solo, anche in digitale era. In quasi tutti i pezzi, però in questo il suono dell'armonia della chitarra si evince quasi al di sopra degli altri strumenti, anche se comunque non è che gli altri strumenti sono stati messi in secondo piano. E poi volevo dall'ascolto dell'EP, comunque certe influenze si sono sentite, però volevo sentire le vostre ispirazioni, perché si sente che ci avete una linea comune, però qualche divergenza, che ne so, il tipo di tocco della batteria è un po' diverso, la linea di basso ha un certo stile atipico, quindi volevo sentire le vostre influenze. Quella più personale. È atipico perché non lo so suonare. Atipico, cioè, non è che è atipico. Non è c'è un'influenza, no, è vero questa cosa, perché abbiamo 5 teste totalmente diverse, quindi ognuno sente delle cose totalmente diverse. Anzi, guarda, proprio quando è nato il gruppo è stato proprio quello il discorso, cioè come ci appariamo, che genere facciamo? Cioè, quella è stata la prima cosa che ci siamo chiesti, soprattutto quando noi non ti sapremmo dire che genere, soprattutto quando sono arrivato io. Alternative rock, cioè questo, esatto, cioè è tutto quello che resta. Tipo non sa che dice, dice alternative, perché a voi cosa ricordiamo? Perché no, a me attualmente l'unica definizione giusta, no, di sicuro non siete su metal, non a palla e me lo sente, me lo risente, no, questo no, però no, che poi quando ho sentito che voi due cosa facevate, metalcore, ecco, la tua voce è solo forse in Serpente si sente quella macchia un po' più aggressiva, però anche in questo pezzo nella seconda parte esplode, come forse quasi a tutti qui dentro piace, no? Perché è bello partire sempre anche nel rock all'inizio con una strofa magari un po' più lenta, tranquilla, e poi il secondo magari pure con qualche scream, però poi sentendo la tua voce è una voce comunque soffice e pura, non è una voce comunque con una timbrica come la Camilla, come la Camilla, una voce anche che quando sale non fa male. sale
vorrei sentire le vostre influenze, perché sarebbe interessante anche per chi ci ascolta capire come le vostre canzoni siano arrivate ad essere quelle che sono. Perché personalmente, cioè, dici bene, perché alla fine, diciamo, io ho trovato le difficoltà maggiori quando sono entrato nel gruppo, perché proprio arrivando da una serie di generi completamente diversi, quindi io rock alternative non l'avevo proprio mai sentito, mai italiano. Italiano. Allora, quando abbiamo iniziato a scrivere i primi testi, a parte il fatto che prima c'era un altro cantante, quindi casomai l'impronta era diversa, poi cambi cantante, cambia l'impronta del gruppo, però per me è stato difficile proprio interpretare le canzoni, proprio perché ne venivo da tutto un altro ambiente, tutto un altro tipo di fare musica, e quindi diciamo ci è voluto tempo, ci abbiamo dovuto lavorare per trovare quella cosa che, diciamo, rendesse il tutto ben amalgamato. E ora ascolta anche musica italiana. Attenzione. Non più solo musica inglese. Adesso scusa, facci qualche cifra. Si ascoltava i Blink, sì. Come tutti, io no. Sai che non mi è corso nulla. Non mi interessa. Non mi interessa. È andato e morto le Guns N' Roses. Sono finiti gli anni 80 dove è finita la musica. Dacci un nome. Vabbè, i Ministri, Sulla Ventre Bianco, tutti gli altri gruppi che Bastello. Il nostro caro Antonello Giordano mi ha fornito. Lo vedo una. Sì, lui è un accanito, sì. Upidata. Però io di mio italiano sapevo solo, che ne so, Caparezza, Linea 77, volendo un po' trovare qualcosa di meno poppeggiante. Poppeggiante. Poppeggiante è bello, mi piace. Poppeggiante. Vabbè, te, lo sappiamo. Dobbiamo sfatare questo falso mito, perché io ho suonato. Era blues. Questa è una cosa simpatica, perché praticamente abbiamo una canzone che si chiama Era Blues, perché inizialmente era blues. Capito? Cioè, non ha un senso. Il nome di questa canzone non ha alcun riferimento a quello che c'è dentro scritto, capito? L'ho detto io, infatti. Ed è probabilmente il nome più bello che abbiamo dato ai nostri. Comunque niente, è un falso mito il fatto che io ascolto solo blues, perché nei 3 anni che ho suonato con gli Everybody, falso mito, quando suonavi con cazzo, cioè, suonavo quello, però se ti devo dire, io a casa mi ascolto solo musica blues, ti dico, io a casa non ascolto musica blues, cioè ascolto tutto il però resto, però ogni tanto pitch blues della Sony, sì. Blues pitch si chiamava. Blues pitch. Sì. Niente, quindi, cioè, a me piace veramente, mi piace ciao blues. No, invece tu che non sai suonare, io sono l'hipster del gruppo. Sì, no, io vengo da quella scuola Britpop, tutta quella roba. Tutta quella roba tutta quella roba bella, sono così inglese. No, infatti prima conoscevo Gabriele, avevamo un gruppo che faceva cover, i mitici di CT gloriosi. Facevamo tutte cover Strokes, Leaders, tutta quella roba. Indie merda, insomma. Ma Gabriele ha suonato tutti quanti quelli che stanno in questa sala. Incredibile, cioè. Io vengo da quella scuola, diciamo, da quella roba. Però quella roba, perché? Però esiste merda, cioè ci tengo a dirlo. Sottolineiamo. Per sempre. La tutta vita Blair. Ci tenevo a dire questa cosa. Ma che era questo? Vabbè, sempre la palla che è passata. Io appunto, come Alessandro, sono partito sempre dal pop punk e quella scena anche un po' punk rock, e poi siamo diventati un po' più cattivi. Infatti mi ricordo un simpatico aneddoto, ascoltavo questa musica scream a casa, e un giorno mentre veramente c'era urla in casa, se suonavano musica pesante, venne mamma vicino a me, dice, cazzo Antone, ma che cazzo sarebbe stato molto più bello. un aneddoto simpatico, molto. Stava veramente rovinato, però lo capisco lo stesso. E nulla, diceva, ma tu, ma questa roba che senti, ma questa è musica satanica. E quindi ci siamo passati tutti. È una cosa comune, ok. No, io ho fatto dei video degli Slipknot a mamma. Mi sono scandalizzato, ma queste cose non con queste cose di gente demoniaca. Invece mio padre ha apprezzato particolarmente i video dei Blink. Un sacco.
tutti. Mi ricordo mia mamma quando sentì per la prima volta, io ho detto, guarda che stavo sentendo Metallica, se non mi sbaglio, mi dicevo così, mica Dori Satana. Che cazzo ti viene? Casomai ti ha trovato con il capretto in mano. Cosa te lo fa pensare? Il problema è quando te lo dicono quando stai ascoltando Carti Cubesi. Che cosa c'è di satanico? Molto senza di Monte Marano. Molto carnevale. Però. Ma come cazzo le fate le prove? Ah, è veramente difficile. Ieri, ma è veramente difficile. Ieri siamo andati a fare le foto per il gruppo. No? Bella, bellissima. Ti rendi conto che siamo stati due ore a cercare di fare i seri con quello che parlava. Cioè, che non è solo lui che ride, ti fa ridere, capito? Ma è stato difficile, è stata la cosa più difficile di tutta la mia vita. Texas, ma tu cosa ascolti? Oltre al momento, allora, ascolto un po' di tutto. Eccetto quello che ascoltano. Vabbè, praticamente. Eccetto gli umani! Un po' di tutto, togliendo tutto! Un po' di tutto fino al 95. No, esatto, fino al 94 riesco a ascoltare. Quando sei sparato con Bane. Esatto. No, io Fathers descendo ancora. Fathers, sì, però sono nati sempre nel 94. Cioè, quindi c'è che nascita. I figli del 2000, diciamo, non li ascolto, non ci tengono proprio. Amiciti? No. Grazie, Sava, chi si cazzo. No, infatti, piscitelli proprio, no. Piscitelli cannucci. Vogliamo anticipare una domanda, voglio anticipare una domanda che ormai ce n'è iniziate a parlare, che siamo troppo dentro, moriamo. Vorrei chiedervi delle idee: registrazione, stesura, mastering, compagnia bella. È tutto. Infatti diciamo parlare. Ma potremmo cancellare quello che mi ha detto prima e parlare di cominciamo? No, perché non fa bella più. E niente, parli, praticamente prego. Come dicevo prima, signor Alessandro, prego. Questo è stato registrato, aspetta, ricorda chi è suonato Super Sonic, Mattia? Attenzione! Attenzione! Altarini, Mattia suona le canzoni di Oasis e poi dice Oasis stretta. Merda! Per sempre! Vabbè, dopo c'è la sua. Comunque, niente, ritornando seri, questo... Mattia, ti picchio a sangue tra poco. È stato registrato quest'estate. Dove proviamo? Palmoleta Studio. Conosciuto come Palmoleta Studio. Ah, casa mia. Palmoleta Studio e tanti casai, Enrico e Lorenzo. Dove tra l'altro è stato girato anche il video live di Scure, che è stato il primo video che abbiamo messo su YouTube. Andate a vedere su YouTube, curato da Enrico Coppola e il Bove. Detto il Bove. Non le Bergen. Non le Bergen. Le Bergen non c'era. Però diciamo che le Bergen è Alessio Bonazzi, così sì, finalmente capite di cosa stiamo parlando. Fratello di Ivano Bonazzi. Okay. Diciamo che quindi sono registrato in una sessione full immersion perché tipo dalle 11 del mattino fino a notte fonda stavamo là con Federico. Tutto quale sostanza? No, è stato un po' particolare perché abbiamo deciso di registrare questo EP, penso la settimana prima. La settimana prima abbiamo fatto un paio di calcoli, tutti quanti avevamo già le vacanze prenotate. Quindi abbiamo fatto un Tetris temporale e ci siamo riusciti a... Noi siamo andati in vacanza. No, al momento. Federico che invece non andava in vacanza. Praticamente Federico e io non siamo andati in vacanza. Per il bene del gruppo. Per il bene del gruppo. Abbiamo registrato comunque con loro che tornavano, capito? Sì, noi abbiamo abbronzati, lui morto. E neanche Enrico, perché Enrico è stato con noi per tutta la registrazione. Grazie Enrico. Perché se non era per Enrico non avevamo le chiavi di casa. Siete riusciti a fare tutti No. Due settimane ci siamo organizzati, avevamo dei giorni per la batteria, abbiamo cominciato la batteria, poi il basso, poi le chitarre, poi le voci, poi di nuovo le chitarre, perché lui tornava da dove? Da Parma? La Parma de Maiorca. Provincia di Piacenza. In Italia. Ma perché ti trattano così? Tutto normale, è la prima volta. Ragazzi, perché lui è quello incazzato del gruppo, cioè ci mette in croce perennemente. Quindi almeno qua ci stanno scendendo. È proprio la mamma della situazione: fai questo, fai quell'altro. Questa casa non è un albergo. Togliti i calzini. Non fate tardi alle prove, soprattutto. Ma non Lorenzo. Noi ci vediamo alle 3 e 4 e quarto. Infatti, la cosa che dirò per me, fino alle 2 del pomeriggio è mattina. La cosa che dirò per uscire è l'alba. Ragazzi, però, potevamo fare più seri. Potevamo ridere di meno, parlare più. No, lo direte, questo lo dici lo dirò dopo, anche se anticipate. Dopo non è che c'è domani, già... cioè mo in macchina, dopo. Mentre torniamo c'è cioè, già vi sta cazziando. Sì, esattamente. Ci sta capito facendo. Comunque, poi è stato masterizzato a Milano da Larsen Premoli. Da Larsen Premoli
al come si chiama? Rec Club Studio. Sì. No, ma mi sa che sono missato. Missato, giusto, hai ragione. Missato. No, master. Il master. Missato da Federico Carillo. Palmoleta Studio. Masterizzato a Milano al Rec Club Studio da Lars and Premoli. Poi l'artwork l'ha fatto Andrea Maioli. I disegnini però sulle varie canzoni l'ha fatti Alessandro Santoro. E l'abbiamo stampato all'estero. Date rumeni di merda, lo diciamo tanto. Romania merda! Per sempre! Zingari! No, abbiamo gay, cioè veramente abbiamo messo in Salvini. Una cosa orribile. No, scherziamo, in realtà è un ottimo prodotto. Tenetevi gli aneddoti. Mandiamo un pezzo, respiriamo e ritorniamo. E sigarette. Vulcano buono, no. Con dei pervertiti. Ma però si va in diretta, no? Sì, no, va in diretta questa cosa. Cioè, tu... Vai, sta sul sito. Oh, però è schifo. La mano ci sta provando gusto. La mano è contro il femminismo.
Comunque, per chi non avesse capito il motivo di queste risate, nella web sembra che Marco ha un pisello a microfono. O un microfono di microfono. E c'era non c'era qua sopra. E Mattia ne sta approfittando. Mi sento stuprata. Mamma mia. Ritorniamo alla serietà tra molte serie di virgolette. No. Come no? Ok, Lorenzo ha detto no. Ok, vai fuori. Qui comandiamo noi. Siete contenti di come è uscito questo EP, di questa qualità? Quello è lo sciopero, non è la però un po' ci assomiglia al bambino. È cresciuto, bravo, l'altro sono passati 10 anni, quindi siamo all'università. Guarda, Martì, rispondi tu. Sì, no, siamo molto molto soddisfatti del lavoro fatto. Veramente due felici, perché pensiamo che sia un prodotto bello. Molto ben fatto, cioè Federico l'ha messo veramente, ha fatto veramente un lavoro peggio, lavoraccio, e sì, veramente si è fatto il culo, non senza darlo. È sempre importante ricordarlo. Ricordiamo che laureando al Science Institute, infatti sa mettere le mani, sa dove mettere le mani, soprattutto lì. No, e poi il microfono. Poi, davvero per questo avuto... è così soddisfatto. Sono stati veramente 15 giorni bellissimi, perché cioè, tutti ci hanno aiutato, chiunque chiedavamo qualcosa ci ha dato una mano. Cart pure ti ha aiutato. È stato bello perché abbiamo visto che c'è una vera comunità di persone che musicisti, se non facessimo. Però cioè, c'è una vera comunità bellino di persone che comunque sì, se tu fai qualcosa per la musica ti aiutano, e questo è bello. Stupido. Avellino comunità per il sociale. Sì. Sono state 2 settimane in cui veramente però nulla potevo aver facendo, raga. Questo che... è importante che bisogna supportarsi tra vicende, sì, tra gruppi, cioè le stupide rivalità non servono alla musica. No, siamo inguaiati noi, parliamoci chiaro, oggi come oggi. Ma non solo, cioè particolarmente in Italia, ma nel panorama mondiale della musica siamo abbastanza inguaiati. Band epocali come i Pink Floyd, i Guns N' Roses, i Nirvana, o i Led Zeppelin non ne nascono ormai da 94, cioè da quando sono dagli anni 90. Anche perché secondo me non si dà la possibilità di crescere, sì, insomma, a gruppi che avrebbero le possibilità di diventare grandi. Quello che ho notato è che lui assomiglia al cantante dei management. No, quello che ho notato questo, ma è lui o dei palazzi nei palazzi. Nei palazzi, ragazzi, fantastico. Questi grandi cazzi, questi grandi cazzi. Saluto mio fratello che quello che ho notato è che oggigiorno band che fanno indie tra virgolette, indie meno, o artisti cantautorati indie tra virgolette, sempre, che sì, parliamoci chiaro, è pop. Oppure no, stai zitto, infatti stanno parlando il culo, si chiama indie pop. No, comunque oggigiorno nascono nell'underground molto più queste band rispetto alle rock band. Le rock band che sono per antonomasia la band che nasce dall'underground, che si fa da sola. Però ti posso dare una spiegazione a questa cosa? Cioè noi, ad esempio, secondo me tira molto di più. No, non è proprio. A parte che tira molto di più, poi secondo me ho una teoria ho una teoria che cioè tu nei locali è più facile far suonare uno con una chitarra e un'altra magari chitarra piuttosto che noi a 5 portarci da una parte, perché tipo noi adesso stiamo cercando serate nei locali, non è facilissimo, cioè a parte che in campagna veramente dico che è una mezza merda, campagna è merda per sempre. Chi si è rapportato minimo con gestori locali, sì, si sappiamo, accorge che non possiamo dire nomi, però possiamo pure dirli, ragazzi, il 20% dell'incasso a 5 più una birra, 10 euro a testa. Noi per suonare ci siamo dovuti spostare Mariano, Nola, ma siamo in contatto. Noi siamo noi il contatto. Però li chiedono anche tu sei nel 2015, cosa del genere. Cioè, nel 2015, per esempio, noi mandiamo messaggi. La campagnola vi consiglio che spaccato, abbiamo spaccato con la campagnola. La gente che cantava, addirittura abbiamo fatto 3 rote. La gente che cantava è una bella soddisfazione. E poi dopo quella canzone sono andato. Io comunque, se a voi non piace logicamente, vi farò ascoltare i miei canali di distribuzione. Se si può fare qualcosa vi contatterò di sicuro. Ti ringrazio. Non è tutto vero, non è niente vero. No, a parte gli scherzi, è una cosa brutta, perché purtroppo ormai la musica è comandata dalla moda e non da quello che uno vuole fare. Uno deve fare musica perché vuole fare il cazzo che vuole, non perché deve fare. Anche perché logicamente è anche un lavoro, anche se bisogna guadagnarci, perché non è giusto che la gente che si fa il mazzo poi non abbia il giusto riconoscimento economico. Però
bisogna fare, bisogna anche non doversi vendere per forza per dover fare qualcosa. È un panorama triste il nostro, purtroppo, ma per fortuna c'è gente come voi che comunque continua ad andare avanti. Ancora piccoli e inesperti, però. Non è, ma noi non proprio con questo presupposto come siamo partiti, cioè siamo partiti proprio con questo presupposto, cioè nel senso di fare un prodotto casomai investendo noi stessi, però cioè con la cosa di fare qualcosa che ci piace. Anche senza che ti deve. No, assolutamente non lo è. Noi abbiamo cercato di mettercela tutta, di fare un prodotto il meglio che potevamo, però è ovvio che non abbiamo pensato al guadagno, ma semplicemente alla passione di suonare, di poter fare un CD, quindi di vedere cosa ne esce, come siamo in realtà, perché poi solo quando registri senti veramente come suoni, quali sono gli errori. Ed è stato un modo, secondo me, per crescere come gruppo. Ma aggiungo una cosa a quello che sta dicendo lui, che la cosa che ci ha spinto comunque nella composizione delle nostre canzoni è creare delle canzoni che potessero non piacere solo a noi, ma piacere anche agli altri. Cioè è una cosa fondamentale, tu devi creare qualcosa che può essere apprezzato dagli altri, perché diciamo che suonare musica che piace solo a te, fine a se stessa. Cioè non te la suoni a casa e ok, godi tu e te la suoni e te la canti, esatto. Mentre diciamo creare qualcosa che può trasmettere quello che tu senti, quello che tu pensi a qualcun altro e può creare emozioni negli altri è fondamentale. E questa è una cosa. Con Gabriele, con Federico, con Mattia, con tutti gli altri che ci hanno aiutato. Tra l'altro nell'EP sono presenti nel coro fatto in eco, in eco, la parte finale. E poi sono tagliato perché sono tagliato. In realtà c'è una parte. In realtà lì eravamo una decina di noi a registrare. Sì, no, questo sempre per il discorso della comunità. Bello, ma è una piccola Seattle. Sì, è proprio Sonic Highways a Bellino. Nuova sede, proprio perché cioè, non c'è quella disponibilità dai gestori dei locali. Se tu ti inizi a unire con altri ragazzi piuttosto che farti la guerra, sì, cazzare varie, puoi fare qualcosa di buono. Sì, pure sì, perché sì, secondo noi cioè, ci sono gruppi che veramente valgono, tipo gli Exploders, cioè almeno per me personalmente sono fortissimi. Anche perché siamo tutti nella stessa barca, non c'è motivo di andare a remare contro gli altri. Sì, cioè, per me Gabriele è rivalità tra le band, quando invece si dovrebbe lavorare insieme. Noi siamo nati super giù 3 anni fa come programma. Sì. Era una formazione diversa, c'era quella brava ragazza della mia ex, con questo voleva dire Zocco. Lo posso dire solo io. Aspetta, facciamo dire a Lorenzo. Prego. Zocco. Un po' Zocco. Mi è piaciuto. Comunque. Se me la registri la metto come se mi dico. Sì, no. Quante ne vuoi? Io lo adoro. Un po' zoccola e loop sarebbe spettacolo. Un po' calise. Comunque, noi siamo nati anche con questo pretesto, forse anche un po' troppo pretestuoso. Non ciò. Sì, di voler unire comunque, perché noi principalmente non è che ci abbiamo chissà quali band affermate a livello mondiale, nazionale, qui che vi siamo, non possiamo non dire cazzate. Come sei modesto. Non sei nessuno, stai zitto. Ma come? Comunque, ma boh. Il nostro obiettivo è proprio quello di fai l'offesa e girati nell'angolo. Faccia mura. È proprio quello. Aspetta fuori. Va bene, io me ne vado. Ieri sera ho mangiato una pizza che si chiama Murat. Per cercare di creare questo circuito e di far uscire qualcosa, perché bisogna uscire. Si fa caldo, ragazzi. Bisogna uscire da questa etichetta di emergente, di sempre lì fermo, e bisogna affermarsi, perché il panorama fa schifo. Fa schifo e noi non ne possiamo più di Valerio Scanu. Madonna! Don Francesca Colucci in diretta. Io ho un locale dove far suonare i ragazzi, ce l'ho, ne parliamo. E dopo il mio cesto. Yeah! Ha fatto anche lo stesso. Brava Francesca. Il mio gabinetto. Grazie Francesca, se sei seria. Grazie. È una nostra collaboratrice, ricordiamo il suo programma Radio Indifferenti, che va. Di cui non se ne frega un cazzo. Di cui intervista quelle famose, quei famosi artisti indie. Che va in onda il martedì e il giovedì. Altri poveri sfigati come noi. Sì. Sfigati ma non troppo poveri. Okay. Vorrei chiedere più o meno la vostra strumentazione aperta. Cosa che corde vocali adesso? Un SM58. Ma quanto le case? Che altro che usi per le corde vocali? Proprio capito, mi faccio fare un massaggio da Lorenzo qua.
tu c'hai ancora una Telecaster? Sempre. Io ho una Telecaster American Special, allora, 50° anniversario, il Fender DeVille e una pedaliera con vari pedali. Una pedaliera? Sì, e direi che è una situazione che mi dà spesso e volentieri problemi. Cioè, sono più giorni in cui mi dà problemi che neanche i giorni in cui. Anche l'iPhone! Infatti, io vi consiglio di prendere 2000 euro, buttarli nel cesso, è la stessa cosa. Allora, ti dico che l'ultima serata facciamo il soundcheck tranquilli. Ah, già tutto benissimo, perfetto. Prima canzone, ma giù non suona la chitarra. Non suona la chitarra. Fortunatamente era il primo jack, il pezzo più bello della serata. Alla terza canzone abbiamo trovato un jack di riserva, perché devi sapere, io avevo portato due jack di riserva, ma siamo talmente tanto stronzi che ho dovuto prestarli, capito? Quei due jack di riserva. Siamo sfigatissimi, capito? E niente, quindi questo. Però Francesca, facci suonare, ce li compriamo. I jack. Ce li compriamo. Sfigato, ma abbiamo persone che suona di basso, addirittura. Come fare a suonare di basso? A me è capitato, a me non è come si dice sfigato. Ovviamente sfigati, no? Vabbè, ma quindi la pedaliera quindi digitale? No, è analogica, con un vari pedali singoli. Dopo ti chiedo che pedali usi. Io un basso. Io rosso. Fire Vibe, una rivisitazione del Precision anni 60, quindi Comprato il giorno prima, il pomeriggio prima della registrazione con il fratello Enrico Coppola. Grazie Enrico. Anche se Squire non è un basso di merda. No, anche se Squire non è quella merda di linea da 200 euro, ma è bello, un buon basso. E poi ho preso un Squire. Ma forse quella merda di però quello di merda. Il mio è sicuro meglio del tuo. Così a pelle. E poi no, l'amplificatore è un Laney. Magnifico. 65 watt, magnifico. Che... Balvolari, dai. No, dai. Non è balvolare, costa 200 euro a catta di pelle. Cos'è la rotina a catta di pelle? Comunque sono in vendita. È tutto in vendita. In vendita. Ho bisogno di soldi. Grandissimo amplificatore. Iniziare con... Grandissimo amplificatore, è un Marshall 100 watt. Valvolare, non si sa. Diciamo che è valvolare, ma non lo è. Valvolare sarebbe molto 100 watt molto vecchio, ma boh, tutti mi faccia schifo, a me non ti fa piacere, però lo cambierò a breve. E se Gabriele ci sta seguendo, Gabriele mi devi vendere l'Orange. Non credo che tu mi devi vendere l'Orange, no, già gratis. Lo chiedo tipo da 3-4 anni, ma la risposta sembra sì. Poi ho una Fender T-Line Deluxe, che è una chitarra veramente sacco, c'ha un bugger e c'ha il manico Fender, quindi scivoli veramente molto bene con le dita, c'ha un persona corposo. Bellezza, questo è il suono corposo, questo è lasciato sul suono del fischio. Si sente anche in registrazione, infatti. Bellissimo. L'altra chitarra che uso è un Epiphone Les Paul, ovviamente da vedere l'Epiphone, un po' la sottomarca Calypso, però è una chitarra a cui sono parecchio affezionato, perché lei è abbastanza vecchia. E poi anche io per pedali analogici che sono gli stessi di Marco, perché Marco per copia. Sono il boost che ho copiato. È il turboratto. Il turboratto ho comprato prima io. È il delay. Vabbè, basta. Vi sticciate fuori. L'ho fatto prima io. No, ma loro lo fanno veramente durante le prove. Prima qua, no, c'è questo, mi toccato questo. Voi vi litigate e lui fa l'arbitro praticamente. Chi è? Lorenzo. Fischio. No, io no. No, di solito funziona. Io ancora lo litighiamo. Lorenzo dice, ma quando i gattini? E poi dopo tanto... Secondo io Annella sta manovra da tipo tazza e cucchiaio. Siamo di fidanzati fondamentalmente. Ah sì? Sì. Soprattutto due donne mestruate proprio. Quando il ciclo eternamente. Quando vigli quel periodo del mese è dura. Vedo lui che a noi c'è una cazzo. Voglio uscire da questo cazzo di gruppo. Beh, Lore, tu... Tu che pedali usi? Che cazzo vuoi? Io ho usato per l'intera registrazione del disco solo questo. E poi è stato editato diversamente. Come hai fatto? Ma fallo vedere, scusa, fallo vedere. E questo qua era tutta la mia strumentazione che... L'uovo voglio vedere 2300, questo qua, un euro su Toman. Ho offerto Toman, il signor Toman. Bellissimo, no, senza pedale, senza effetti, questo qua è già bellissimo. Cos'è questo? Dai, ma su un po' di fede. Chitarra usi? No, sembra un'unità di media scopi.
teleshopping. Yeah, che chitarra c'hai? C'ho una Squire bellissima, bianca. Ma bellissima di Clapton, modello. Bellissima. Sì, quella uso per suonare la batteria. Cioè, al posto delle bacchette. No, solo una, no, non è sapere. Una è solito. E poi no, perché costa un euro. No, costa un euro. Subito punto vale it. Lorenzo punto it. Seriamente, quale batteria? C'ho una varie batterie, ho i soldi. Varie batterie. Soldi. E ho niente. Okay. Niente. Non una, tutto a posto, no, è una giusta una cosa nostra. Ho una PDPDV che sarebbe la sottomarca. È una bellissima batteria. La sottomarca della. Allora, la PDP Pacific Drums and. No, non so che cazzo. È la voce PDPDV. È la sottomarca della DV. La migliore batteria del mondo, però di garma. Quanti vuoi? Cassa 22, Tom 12, assurda. Cassa un fucile. Tom 12 e timpano 16, ha registrato il l'EP. Con che pelli Remo Sabbiate, Ambassador sull'Ante, Emperor dopo strato di Tom e Power Stroke 3 sulla cassa. E questo sono. Voglio sapere le bacchette, che cazzo di bacchette ho? Dick First 5B Extreme. Ma poi c'hanno le bacchette di Giovanni, le tre pure. Però è davanti, sì, c'è domani, ma come professionale? No, noi siamo il più professionale. Il più professionale. Professionale. Piatti zildi, hanno tutto bene fatto. Quello intelligente, quello bravo. Questo è tutto il la cassa è un fucile e i piatti sono tutto comprato in Texas. Made in Texas. Già hai capito. Ho capito subito. Come ho capito tutto. Bravo. Possiamo tranquillamente capito da uomo. Progress. Evoluzione del paratè. Cavallo. Cuscino nella cassa offerto gentilmente da mia nonna. Se proprio. Ragazzi, visto che abbiamo bisogno di respirare, penso al mare. Mandiamo una canzone. Stai calmo. Abbiamo una canzone che abbiamo già ascoltato live all'inizio puntata, ovvero un'ora e mezza fa. E mandiamo Mura. E ci sentiamo tra poco e ci faranno un altro live. Ragazzi, prendo il mio telefono, non cada di nuovo. Stavolta me lo mantieni tu. Io non salva telefono. Salva telefono. Meliconi. Domeniconi. Ci sentiamo. Meliconi. Miniconi. Non dovrei salutare Minelli. Un uomo per Laisa. Ci sentiamo. Già perché Laisa, che cosa? Laisa Minelli. Andiamo a bere. Laisa Minelli. Seguila.
sono io. Tornati ragazzi, siamo in onda, quindi Domenico sta cercando di fissare, sperando che non mi cada perché non cade più. Ecco fatto, perfetto. Io non servo. Allora ragazzi, non servi in questo pezzo? No. Che peccato. Intrattenimento. Allora, ragazzi, che pezzo ci farete? Allora, il prossimo è uno degli ultimi pezzi che abbiamo scritto, si chiama Ruggine, un inedito. Mai edito. Infatti non è presente nell'EP Sagome. E diciamo che... Quando? Due o tre mesi fa, sì. Ruggine parla della vecchiaia in generale. E infatti, diciamo, infatti questo è il primo pezzo che abbiamo scritto a più mani. L'idea è partita da me, dedicata a mia nonna. E poi i ragazzi mi hanno aiutato e abbiamo scritto insieme il resto della canzone. Quindi questo, diciamo, è il primo vero testo scritto a più mani. Quindi Ruggine. Datemi il via. C'era qualche leggero problema di... Ma so, tieni tipo con la mano. Dai, prima, dove? Prego. Ragazzi, quando volete. Sempre a distruggere, sempre a distruggere quello che c'è intorno a te. Ruggine, crei disordine, ti prego fermati prima che sia tutto inutile. Come ti trovi senza di me? Ti vedo poco bene. Se puoi resisti ancora un po', ti prego non mollare. Non fai vedere quello che c'è dopo di te. Ruggine, inevitabile perdere in fretta quello che c'è di indispensabile. Yeah.
fatto domenica. Cioè, com'era? Bello. forza Samp, forza Grifone, comunque, gli scrivono dalla regia. Non è dalla regia. Si chiama Facebook, non so se è arrivato dalla regia. Miseria, Avelio, stiamo ancora in MSN. Ma esiste ancora? Bel pezzo, Doretto 82, fa storia. Questo pezzo qui mi hai detto non c'è nell'EP, giusto? No. Come mai? Perché l'ho scritto domande. E per chi non aveva capito, tipo me. No, però la domanda è lecita perché ci sono alcuni pezzi che abbiamo, però non sono rientrati nell'EP. Ah, vedete, altri inediti che non avete voluto. Sì, quelli belli abbiamo tenuti fuori perché. Ma finché poi troppo belli, no? No, perché va finché poi ci copiamo. E poi vogliamo dire, non abbiamo detto quando l'avete presentato e quando l'avete fatto uscire. Soprattutto chi lo vuole ascoltare, dove lo può ascoltare, dove lo può acquistare. Acquistare in formato, diciamo, fisico. Allora, chi vuole acquistarlo? Ah, voce! Perché questo è importante, deve assolutamente fallo sentire bene. Può trovarlo presso Camarillo Brillo, il negozio di dischi di Avellino. Che si trova. Un cazzo, però c'ha il posto. No, è un ottimo negozio. Fornitissimo. Magnifico. È il miglior negozio di musica. Nice. No, a parte gli scherzi, è l'unico che c'è. L'unico che c'è Avellino ed è fornitissimo. Il signore che lavora lì si chiama Michele. Sì, intelligentissimo, c'ha una cultura musicale eccezionale. Che paraculo, no, in verità. Solo Chiavas. Infatti probabilmente non ci sa, non ha mai ascoltato il disco perché abbiamo dato la moglie. Però comunque evento, se volete li trovate lì. Oppure contattate ognuno di noi, la pagina del gruppo, perché ci trovate su Facebook, live, su Twitter, live, quando Twitter no, Twitter ci siamo Instagram, Facebook, Instagram. Cazzo, mi sta sulle palle Twitter, usate Instagram. Eh sì, perché la foto fa Instagram. Ci metti le foto. Cosa fai su Instagram? Hashtag Giordano Merda. Non ce l'abbiamo ancora l'hashtag Giordano Merda. Ma lo faremo per sé. E comunque vogliamo dire che abbiamo abbattuto tutti i costi di produzione, che lo vendiamo a 3 euro. Quante copie avete stampato? Abbiamo stampato 300 e ne abbiamo vendute più di 100. Perché sono tutti amici miei che. No, a parte i scherzi. Come ho detto a una serata al Black House Café, ragazzi, salutiamo Michele, non ci stava ascoltando, però salutiamo Michele, che è il più grande del mondo. Che tipo. Michele, Mattia ogni serata porta 150 persone e almeno l'80% sono donne. Sì, voglio sapere questo. La prossima serata vostra dov'è? Ma sei il pappone di Avellino. È un pappone. In realtà sono amici di amici, cioè. Che portano la turca. Luca, Daniele, ma sono trans o sono donne? Sono donne. Donne, pure alcune gnocche. Dove fate la serata? Nice. Volta? No, però le turche pazzesche. Cioè, a parte qua la sagra del Wüstel, quindi non mi sembra ricordo. Ma per questo sono interessati, capito? Invitatelo un gruppo di sole donne, che cazzo. A trovarlo. Venite, tanto qua siamo tutti fidanzati. Uno doveva venire, un gruppo di quasi sole donne. Siete tutti fidanzati. No, lo ammazzate, poveri. A vicenda. Però ne rimane fuori. Io sono il tromba amico di tutti. Sei la troietta. Sì. Lei è Camilla. Sì, ma Camilla, cioè spiegalo perché Camilla, cioè sennò uno potrebbe pensare. Ma non detto spiegarlo io, che c'è l'ideatore. Ma cos'è l'ideatore? Perché in pratica voi vedete Rimasugli adesso. Rimasugli. Lo Zero. Ah, non me l'aspettavo. Mi hai sorpreso. Però lei che sei pazzo e ti metti il cappello e chiedetti scusa. Lei è tanto. Allora, il problema è che dovrebbe metterselo così il cappello. Senza proprio farsi vedere la faccia. Questa battuta è vecchia. Vabbè, Camilla come le merendine. Sempre, per i capelli. Carole. Le merendine. Le Camille. Le conosci? Le merendine vivo. Merendine. Non le conoscevo nemmeno io. Mi sono offeso. Non Camilla che non le rotonde con la carota dietro. Sono dietetiche, 72 calorie. Alla carota e mandorle. Io non lo sapevo, cioè, no, io hanno messo un'immagine sul gruppo della Camilla. Wow, stile. Comunque, tornando alle cose serie, costa 3 euro. Aspetta, ma c'è di più poster in omaggio. Adesso ci penso. Senza cornice. No, ma ho dimenticato. Però senza cornice. Senza cornice. La cornice 10 euro in più. Sì.
sposterò il poster della donna enorme che ho nella cameretta per mettere l'oro. Non ci credo proprio. Ha un senso il fatto che costa 3 euro, non è che il prodotto va schifo, perché proprio era sempre nell'idea che vogliamo diffondere la musica. Cioè, sento, euro non lo stiamo vendendo per arricchirci. Esatto, cioè ci interessa più la gente se lo va ad ascoltare. Cioè, magari appunto andate a sentire su YouTube. Ma mi sembra comunque un prezzo abbastanza. Un prezzo per il presupposto che abbiamo fatto prima, no? Sì, ma non dico un prezzo giusto, perché comunque è un EP, quanto sono 6 pezzi. Non dico che sia giusto. È simbolico. È simbolico per non sminimizzarci troppo, nel senso per dare valore. Minimizzare qualcosa esiste comunque. Minimizzare mille miglia. Ho detto per non andare a cagare tutti quanti. Adesso sono ingegnere. E vaffanculo. Marco, quanto 3 euro. Col movimento di mano a ruota. E lo trovate al bancariello. No, comunque abbiamo presentato. Per non sminuirci e sminimizzarci troppo. Cioè, fai parlare Mattia che daremo un senso. L'abbiamo presentato l'anno scorso. L'anno scorso, 2014, 28 dicembre 2014. Un mese fa. Presso il Blackhouse. Sì, sì, c'era un sacco di gente. Sbattiamo. No, a parte scherzi, c'era veramente un sacco di gente. Abbiamo revotato. Non erano tutti amici miei. Cioè, la verità, gente, capito? Infatti, siamo veramente cagati sotto. Cagati in mano proprio. Siamo cagati sotto perché c'era veramente. Che fine hanno fatto le donne? E abbiamo venduto un sacco di CD che questa cosa l'ha fatta super piacere. Nessuno ci ha riportato indietro, soprattutto. Ma la cosa bella è quando ti fermano per strada e fanno: ma voi siete ragazzi degli umani. Ma tu che cazzo ne sai? Ma c'avevi un CD? Ma tu hai capito? No, due volte. Ma tu hai capito? Come ci disse Gabriele 2 settimane fa che cercavano il vostro CD da lui. Sono la stessa persona che è da noi. Capito, spettacolo, questa è una cosa, cioè no, comunque, anche se fosse una persona su un miliardo, comunque infatti cosa è capitato. Ma perché? Ma voi avete dato più un valore a quello che avete messo sul disco che il prezzo fisico, certo. Sì, cioè ti ripeto, è solo un prezzo simbolico, serve proprio, capito, per cioè scommetto che non ci rientrate nemmeno nelle spese, assolutamente no, cioè, è pure vero che se non sei fortunato se li vendete tutti non rientrate nelle spese, perché Federico è un amico nostro, abbiamo registrato in un posto che per fortuna è di Lorenzo, che bello, poi grande, non ci dirà di tutto il regalo. Perché c'hai i soldi? No, penso, no, 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 ci ha permesso di contenere in maniera, esatto, sì, diciamo, con dei prezzi umani. Che briccone! Non ci ha dormito stanotte per questa. Ragazzi, ma domani c'è una battuta con umani per forza. Stavo in doglietta così, occhi aperti. Che cazzo dico? No, domani è anumani. Si accettano offerte da casa. No, non perché siamo paraculo come lui con Camarillo prima, ma perché ci è piaciuto veramente. Lui intendeva Marco. Palazzo. Vero, veramente vado a comprare. Te l'hai voluto tu. No, si rimane male. Guarda che io ti ho visto da Media World. Pare. È stato per l'intervista. Era quello di Alessandro Amoroso. Oddio, mi schilla. Vai, dimmi l'ultimo. No, l'ultimo CD che hai comprato. Non il tuo. Sono i Kaiwis dei Fighters in prevendita. E mi è arrivata una settimana dopo. Cioè, ma che cazzo di prevendita? Cioè, ma vola, che era male. Cioè, abbiamo fatto l'ordine tipo 3 CD, Enrico, Lorenzo e io. È arrivato a loro due, a me no. Cioè, ma che mi ha giocato da fare in prevendita se mi è arrivata una settimana dopo che sono uscito in dei negozi? Cioè, ma non ha proprio senso. La sfiga gira. Guarda, è arrivata a casa. Era buona settimana! Ma che gli doveva portare? Che correo gli doveva portare? È venuto Dave Grohl. Dave Grohl da casa. Salutiamo Dave Grohl. Ciao Dave. Ti dico che tu compri musica legale. Ci dalla faccia. Su iTunes. Di legale non ha nulla. Veramente. Escape the Fate, tipo, nell'88. Sono sciolti. Ma quando c'era ancora Ronnie, voi dite state più o meno. Sì, non è più vecchio. Io sono più vecchio di un mese, cazzo. Sì, comunque più vecchio. Cioè, tutti quanti tra i 24 e i 23 anni. Però 90-91. Sì, 90-91. Qualcuno di voi fa anche video universitario, quindi. Sì.
Sì, tutti. Tu che sei? Io 4 dicembre 91. E io sono 20 dicembre, io sono il più piccolo. E lui 8. Sei il più piccolo. No, infatti io luglio 90. Però siamo, tre di noi siamo nati a dicembre. Dicembre 91, io sono veramente piccolini. No, ma però raga, mettere 5 teste insieme è molto. No, non me lo ricordo più perché noi all'inizio eravamo in 6. Poi siamo rimasti in 3. Dico, come cazzo fate? No, ma far uscire soprattutto io video comunque, cioè sento più che altro. Che comunque tutti gli strumenti, soprattutto la voce, ben calibrata con gli altri, cioè sono state ben uniti fra di loro per creare comunque questa armonia che secondo me è giusta. Pure nei pezzi come Serpente, per esempio, che è già più cattivo, vedo che comunque è stata creata una giusta armonia fra la chitarra. Penso che comunque avete fatto più di 2 tracce di chitarra, sicuramente. Sì, sì, sì. Vedo che comunque avete messo le tracce. Il basso non serve, però vabbè. Io sono d'accordo al passato. No, io ero ragazzo, però poi i concerti li facci da lui. Cioè, se sono a me che ando a mutronare. Soprattutto che ci sta gente che ci viene a sentire. Ma lui è consapevole, infatti tipo quando fece quella battuta di prima, lui disse, infatti è per questo che mi tengo, vero? No, amici di Matteo, una storia triste. Cioè, fanno, dicono così, però poi se vai a prendere canzone per canzone, c'è la mia traccia, la trovi, la sente il basso. L'impatto del uomo. Io manderei pure scure. Poi torniamo per i saluti. Per i saluti e poi dobbiamo fare 5 stars. Se volete rimanere, anzi dovete rimanere. Però firmarci il muro. Dovete firmarci il muro. E poi soprattutto dopo mantenete le chitarre perché c'è una piccola sorpresa. Una piccola. No, c'è un cazzo di sorpresa. Dovete fare un jingle improvvisato. Un jingle improvvisato per Metro Rock. E quindi ascià! Una frase Giordano. Giordano merda, ma bene sì, per sé. Sì, no, ci deve stare il cibo, ragazzi. C'è il danno verde cibo. Comunque ce l'hanno fatto di Sintesi, ce l'hanno fatto di Exploders. Ce lo fanno tutti, è la nostra rubrica del jingle improvvisato per Radio Baiano e per Metro Rock. Noi nel frattempo mettiamo scure. Come? Asciate. E ci sentiamo fra frogo. Fra frocio.
ragazzi, ci siamo. Per il momento più atteso di tutto il web. Domenico va via. No, quello è il momento più atteso da noi. Ovvero il jingle improvvisato di Radio Baiano. Andate. Metro Rock mi uccide per lo spazio che ho. C'è una puzza pazzesca. Vuoi lavarti di più? Pensavo durasse di più. Abbiamo avuto poco tempo. In un minuto massimo adesso siete riusciti a cacciare. In tre jingle. Se volete una sola poi. In tre jingle diverse abbiamo capito che Domenico è scena. Radio Baiano fa rima con Ano e che Giordano e che non ce l'abbiamo. Grazie però per essere stato. Però non ho sentito Giordano. Giordano merda! Te! E Giordano è merda, e per sempre. Giordano, ritornello. E invece è Giordano merda, Giordano è schifoso diavolo, in una tempesta. Giordano è merda, Giordano è merda, Giordano. Va bene così, come detto Beppe, mi conviene farla diventare un singolo perché Alessandro cantava prima ancora di averla sentita per la prima volta. Il testo è un po' scamato, però è la frase difficile da memorizzare. Comunque dovrebbe essere il tormentone dell'estate 2015. Lui non è molto contento. Domani esce dal gruppo. Il libro già frusciato è uscito dal gruppo. Giordano merda. Giordano merda è uscito dal gruppo. Domani maglie, cappelli con questo slogan. Giusto sempre. Comunque ragazzi, basta, per chiudere l'intervista vorrei sapere dove possiamo ascoltarvi la prossima volta. Qui. Dove suonerete? Su YouTube. Suonerete su YouTube. Suoneremo su YouTube. No, se sì. Ci sarà un noi live. Siamo in contatto con un paio di locali per febbraio. Però... Siamo in contatto con un paio di locali per febbraio, ancora ci devono confermare. L'unica data da confermare per ora è il 28 marzo al Tilt di Avellino. Speriamo di potervi dare una serata anche prima, perché anche noi siamo stanchi di aspettare un mese per suonare. Andremo in radio, voi un'altra radio. Magari un po' meglio della vostra, speriamo. Almeno un po' più larga e dosia la VNQ, però. Grazie. Almeno delle merde. Schifo. Lorenzo fa lo comunque. Vai Lorenzo. Perché si lava manghissimo. Io. No, è quello che si lava. No, il problema principale è perché si lava troppo. Ci teniamo a non ringraziarvi per l'ospitalità. Anche noi ci teniamo a mandarvi a cagare. No, è bello lasciarsi con i rapporti. Ragazzi, sperate. Spero che voi moriate. Perché noi salutiamo gli umani. Gli umani, già. Non erano Gigione e Tony Tammer featuring, che ci mancava. Abbiamo l'aereo fra mezz'ora per ritornare a casa. Ragazzi, è bello, sempre bello venire all'estero. Questa accoglienza è bellissima. La battuta è ovunque. Non fa ridere affatto. Possiamo trovare i brani su YouTube, SoundCloud, a terra, ci sono anche su Rocket. Ogni giorno c'è un social nuovo e tutto. Abbiamo pure chiesto la recensione, però. Comunque YouTube e SoundCloud. Secondo me anche su Emul. Sì, è chiuso da 10 anni, ma non lo sa. Ci sta. No, a parte che su Kick Gradone si è scaricato da là perché sembra. Comunque un'altra cosa è. Un messaggio è arrivato, molto bello. Guarda la bacheca di Nero, c'è un ragazzo che saluta e fa complimenti di ragazzi. Nice. Grazie Francesco. Nice. Comunque sei grande. Francesca, sei molto più utile di me. Non possiamo far via Francesca a condurre il programma. Questi quattro debosciati li mandiamo a casa. Grazie, voi vi vogliamo sempre più bene. Poi, grandi umani, top scure, un saluto. No, vabbè, ma è belli. Ma è sempre un belli. Non è un ragazzo in realtà. È il ragazzo. È il piscione.
sento qualcosa che mi preme dietro. Vabbè, noi ci salutiamo, ragazzi. Noi il Metro Rock non abbiamo finito, probabilmente staccheranno comunque tutti. No, abbiamo Five Stars, i ragazzi ci devono. Ho detto bene stavolta, Peppe? Sì, grazie. Ti hai messo un S quando sei finito. Grazie, finalmente. Five Stars. I ragazzi ci andranno a firmare il muro. Nice. E nel frattempo noi mandiamo gli Exploders Duo con la giacca di Carmen. Giacca di Carmen! Che è la preferita. No, la preferita è la mia preferita. Ma non venne più, non no, 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 c'era il 31 agosto sta già. Nice canzone. Nice canzone. Lufome. Ricordiamo la pagina quindi ufficiale. Umani Band. Umani Band, che cazzo dici? No, in realtà l'URL che non lo sa messo è del link sopra e gli Umani Band. Però se cercate umani. Beh, su Instagram cercate gli umani. Dovremmo uscire, riesce. Gli umani con l'articolo, attenzione. Sì, attenzione Francesca! Dovete venire, ospiti del mio programma. Assolutamente no. Comunque vi attendo Five Stars. No. Faccio i complimenti agli umani. Grazie Francesca. Sì, Francesca. Sono Metro Rock. Finalmente un complimento. Hai detto qualcosa di giusto nella tua vita. Francesco, dopo ci organizziamo meglio. Dai. Un accordo di nome, Francesca. Aspetta, dopo qual è questo? Che belle ragazzi, comunque adesso ve ne potete andare a quel paese e noi mandiamo sta benedetta canzone. E quindi a sciave. Ciao a tutti. Ciao. Yeah.
torniamo in onda, cari ragazzi. In onda. Per l'ultima. Ancora in. Sì, ancora nelle orecchie serpente dei umani, perché purtroppo hai avuto qualche piccolo problema tecnico con la canzone degli Exploders. Fa niente. La rimanderemo sicuramente durante tutte le volte. Abbiamo il buon Lorenzo. Un euro, ricordiamo che l'uovo costa un euro. Dai, caro Alessandro, tocca a te con l'album che ti ha consigliato. Carletto Spraletto. Di qua Carletto Spraletto. Advance Vanquish dei 3 Inches of Blood. Di cosa? Di 3 Inches of Sangue. Sì, vedete, tre... Comunque, centimetri di quando sangue. Stavo ascoltando questo album, stava lì con me ed è scappata. La potenza di questo album. Comunque, una band canadese, la faccio breve, non aggiunge né qualcosa di nuovo e non fa nemmeno qualcosa di banale. Certo, è un genere che comunque ti fa restare comunque su certe linee, e questo è il problema di registrare un prodotto facilmente catalogabile. È un lavoro power epic con qualche influenza leggera col trash vecchio stampo, prodotto nel 2004 e presente in Brutal Legend. Sì, infatti me lo ricordavo il pezzo. È un disco potentissimo per gli amanti del genere, un heavy metal anni 80, bello tirato, trash e melodica insieme, con una seconda voce scrimo core che a tutti non può piacere perché è particolare, che ottiene il sound della band canadese. Ogni canzone ha un significato preciso e appartiene alle tematiche classiche del metal, con qualche novità. Chi parla di creature morte, cavalieri che si devono risuscitare, oppure c'è una citazione a Tolkien con Destroy the Orcs, che è un'opera proprio di Tolkien. E addirittura comunque la maggior parte, il filo che collega tutto è il medioevo in generale. Comunque, ciò che determina la riconoscibilità di questo album sono le due voci che si intersecano: quella di Ken Pipes, che è la voce pulita, che è veramente una bella voce, e quella di Jamie Hooper, però, che è il miglior artista secondo me del brano, perché o ti piace o lo odi, perché c'ha quella voce potente scream core che è sporca ma non troppo irritante. È proprio questa fusione armonico-vocale che rende unico Advance Vanquish. 50 minuti suddivisi in 13 brani, con un mood aggressivo ma non pretenzioso. Miglior traccia Revenge is the Vulture e soprattutto Wagtitron, che è il capolavoro dell'album. Artista migliore Jamie Hooper. E un plauso per il fonico, perché è stato registrato e mixato benissimo. E il grafico Edward Repka, che è anche il grafico di molte band metal. Aggettivo brutale, consigliato sì e no, sì perché è aperto a questo genere e no perché anche io ho degli schiamazzi metal potenti. Voto 3 su 5, All Music 3,5 su 5, Metal Tempo 9 su 10. Questa recensione con l'affanno è stata bellissima. Poi vai caro Peppe, quindi voi dovete scandare l'ultimo. Allora vado io con quello di Alessandro. Non mettete quelli là. La cosa bella la lasciamo per la fine. Alessandro mi ha consigliato John Mayall con i Blues Breakers with Eric Clapton. L'album uscì nel 66. Qua potete sentire l'energia rozza e pulsante scorrere nel sangue di un gruppo di giovanissimi musicisti che affrontano senza pudore la storia del blues, con la ferma convinzione di cambiare il mondo grazie alla spinta improvvisa delle loro chitarre. Il mondo non cambiò poi così tanto molto all'epoca, ma questo fu il disco che lanciò lo stile e la filosofia blues in tutta Europa. Cioè, questo è stato un album fondatore del blues e della filosofia blues. Concentratevi sulla chitarra di Eric Clapton e subito capirete perché sui muri della metropolitana di Londra lo paragonavano a Dio. In effetti fu proprio questo album a consacrare Clapton e a introdurre nel rock la figura del chitarrino. L'assolo improvvisato di Have You Heard o l'attacco in Stepping Out sono quanto di più sporco e aggressivo ci si potesse essere, e non mi posso che rammaricare nuovamente pensando al suono alquanto anacquato che oggi Manolenta ama proporre, perché gli ultimi album di Clapton sono una cosa wallarusa. Allora, e ma definire qua c'è poco. Un'armonica che però ti taglia tutto il pezzo, eh? Sì. Ma non è solo la stella di Clapton a brillare. Mayall aveva già intuito che per cogliere lo spirito estremo del blues ci voleva una definizione totale, una dedizione totale, e i Blues Breakers riescono a costruire il suono fisico che cercava lui. Non a caso, oltre alla cover di Otis Rush e di Robert Johnson, anche i brani dello stesso Mayall sono diventati dei classici. Su tutti spiccano quelli che mi sono piaciuti di più: Key to Love e Little Girl, che sembrano voler travolgere le battute del blues, oppure ascoltare l'armonica a bocca in Another Man e Parkman Farm,
e se riuscite a tenere il passo vi accorgerete di come sia duro non rimanere senza fiato, perché è stupendo. Queste due canzoni, tutto l'album è stupendo, parliamoci chiaro. Sono quelle pietre miliari che rimangono sempre e mi sono stupito di come io come facevo a non conoscerlo prima. Alla fine si rimane pervasi da una scarica adrenalinica insaziabile e non vi basterà ascoltare questo album 10, 20, chissà quante volte. È il blues che vi chiede l'anima. A proposito, John ha 75 anni, gode di buona salute e continua a suonare in giro, anche in Italia, che possa campare altri 100 anni. Voto 5 su 5, aggettivo ipnotico, consigliato assolutamente sì, miglior artista, mi è piaciuto Clayton. Prezzo preferito All Your Love, che è il primo pezzo. 5 su 5. Vai caro Peppe, tocca a te. Gentleman Box. Allora, questo te l'ho consigliato mio. Sì, ti ha consigliato Domenico. Finalmente qualcosa di buono. Ah, ok, dai. Allora, Ryan Gosling e Zach Shields. Shields faceva cognome lui. Shields sono due attori. Uno fa film cinematografici, l'altro fa teatro. Il primo lo conoscono tutti. Vabbè, quello è il biondo mono espressivo che si vede in sacco di Young Hercules. Tipo Young Hercules. No, è Young Hercules. Tipo Young Hercules. Tra le tante cose che ha fatto. I due avevano in mente di realizzare un ambizioso quanto poco progetto di film. Volevano fare un film praticamente, sì, sì, questa, sì, colonna sonora. Questa era la colonna sonora. Perché loro avevano una passione in comune, cioè i fantasmi, e la sceneggiatura era basata proprio su quello praticamente. Se del progetto cinematografico però non si è fatto più nulla, è tuttavia sopravvissuta la colonna sonora che la coppia di attori aveva approntato per l'impresa, composta e registrata con l'aiuto decisivo del coro di bambini del conservatorio Silver Lake di Los Angeles, che è il conservatorio creato da chi? Da Flia! Cioè, non so perché Flia crei un conservatore con dei bambini. C'è l'uomo testa di cazzo, bambini, bambini senza denti e con 1000 tatuaggi addosso. Perché ti stai vedendo. Ecco. Le canzoni di quest'album tendono a rinverdire. Vabbè, quel gotico americano che autori ottocenteschi e novecenteschi come Poe, Lovecraft, Hoffman, Price hanno insegnato a far amare, non so se li conosci. Queste sensazioni gotiche vivono in equilibrio precario ma sorprendentemente efficace con il folk rock e l'indie, aggiungerei anche io. Canzoni come Werewolf Earth o My Body's a Zombie for You, che sono le migliori dell'album secondo me, soffiano via i colpi di chitarra, pianoforti e parrocchiali, la sottile muffa che nel tempo si accumula come se fosse sempre una soffitta con impolverata e cose del genere. Ammuffita. Diciamo, da quella sensazione lì, sì. Talmente familiare a tratti da risultare del tutto stranianti. I cori dei bambini in canzoni come Buried in Water anticipano un miscuglio tra horror e quei paesaggi polverosi di paesi come il Texas o l'Arizona. Un po' la garantina in Grindhouse, se l'avete mai visto. Altre canzoni come My Body's a Zombie for You e Papa Power. Papa Power, ragazzi, stupendo. Mantengono invece un sound più indie rock, alla Grizzly Bear oppure inaspettatamente all'Arcade Fire, che non me l'aspettavo, soprattutto per i tanti strumenti che si utilizzano. E grazie anche al canto di Ryan e di Zach, che cantano entrambi. Pure abbastanza bravi. Sì, sì. Il cantato di Paper Ships invece ricorda molto quello di Alexander degli Arctic Monkeys. La canzone Young and Tragic invece mi ha ricordato Karen O, non so se la conoscete, nella colonna sonora di Nel paese delle creature selvagge, un film che vedi qualche tempo fa, è molto simile alla canzone. E d'altronde Ryan e Zach sono attori difficilmente di discosto al contesto cinematografico, quindi sì, giustamente anche quando fanno musica. Il punto forte è l'unione tra un mondo da grandi gnoll horrorifico e la musica folk americana. Il punto debole invece sono alcuni pezzi che risultano monotoni, sono tutti cori, c'è sempre cori, che palle un po'. Perché ricalcano nello stesso stile coro, musica e cantato. L'aggettivo riesumato, tipo come un cadavere che adesso, è diventato fantasma. Adesso il voto 3,5 su 5, 7 su 10. Tocca a me Domenico. Io leggo prima. Tocca prima a me con lui. Poi tocca a me. Aspettate un secondo. Io lascerei un attimo uscire Peppe e Alessandro. Devo sentire la mia. Vabbè, la senti dopo, la senti replica, la senti. Perché? Farete un attimo filmare i ragazzi che secondo me vogliono andare. Li fate filmare, casomai gli fate un attimo una fotografia con il nostro hashtag Io Ascolto Radio Baiano. Divano, mi raccomando il divano. Mi raccomando il divano anche. E li fate filmare sul muro e noi andiamo un attimo con le nostre due recensioni. Mamma mia. Bene, ci ritroviamo. Vai, caro capitano, ci ritroviamo faccia a faccia. Sì, di prima quella di Peppe. Però. Leggo Koino Yokan dei Deftones che mi ha dato Peppe settimana scorsa. E premetto che non mi ricordavo di aver già ascoltato quest'album.
giuro che non lo conoscevo e non me, che lo conoscevo e me, ma non me lo ricordavo assolutamente. Settimo album della Cricca di Moreno, sicuramente sempre meno hardcore e sempre più alternative metal, purtroppo, virgolette, con inserimenti di elettronica random che non guastano. Il primo brano è acceso e diretto, che salta gli ostacoli che la chitarra trova nel seguire il tenero tempo hard rock della batteria, finché non si arriva verso la metà del CD, dove io comincio, come sempre con l'alternative, ad annoiarmi. Ma il geniale mastering di Jensen colpisce nel segno con Entombed e Tempest, due brani naturali e davvero azzeccati che ti riportano sui giusti binari e ti lasciano ascoltare con piacere anche il resto del disco. La batteria è leggermente effettata per renderla da wow, diciamo, anche se in realtà avrei preferito un suono più sporco, più hardcore, più infame e bastardo, come i vecchi Deftones sapevano utilizzare bene. Come per esempio nella parte finale di Gauze, dove batteria va a cazzo di cane e la chitarra ben distorta, veramente cattiva e dissonante, che regna sovrana nel pezzo, bello. Pur essendo una palla, Rosemary è il dolce di questo pranzo a base di tempi terzinati e salti di generi infiniti. L'unico problema dell'album, senza che lo dico, è un basso quasi inesistente e le backing vocals fatte un po' come capita. Io personalmente avrei abbassato la voce e alzato un po' di più i decibel dell'album, quello, i decibel generali dell'album. Fottuti frontman con manie di protagonismo rovinerete il mondo. Dico anche il mio cazzo di cantante di me. Il caffè arriva freddo e zuccherato a ciofeca, impossibile da mandare giù, con What Happened to You, un po' giù di tono e noiosa quasi fino alla fine. Sembra un pezzo di Three Doors Down. Che mamma mia, che insulto! Sì, un insulto, sì, lo so. Tutto sommato però l'album non si è comportato male. Aggettivo pieno, risonante, difetto mixaggio un po' a cazzo. Allora, il miglior artista dell'album è il batterista, il batterista Abe Cunningham, che non è quello dei... Days. Ah. Consigliato assolutamente sì. Pezzo migliore Tempest, voto 3 su 5. Allora passiamo al succo. Quelli che tutti i nostri ascoltatori, che sapevano che la settimana scorsa ci siamo dati degli album di merda vicenda, tutti i nostri ascoltatori stavano aspettando, ovvero le recensioni della settimana scorsa mie e di Domenico, che ci siamo dati a vicenda. Il caro vecchio Domenico 2 settimane fa mi ha assegnato Osanna l'angelo sterminatore della rivolta dell'odio, un gruppo di Ancona che è stupendissimo. Uscì su LP nel 1986. Però è stato registrato nell'81, vorrei precisare questa cosa. Nel caso dei Rivolta dell'Odio, l'elemento di totale originalità era dato dalla fusione di sonorità gothic rock e post-punk. Ecco, sappiate che questa è l'unica cosa non negativa che mi sento di dire. Testi complessi e apocalittici. Ma ti ho rovinato la settimana? Sì. Che bello, cazzo! Testi complessi e apocalittici, spesso influenzati da un certo innegabile gusto dell'occulto e uniti a un ritmo cadenzato e cantilenante. Per un disco pesante. Sì, perché il disco è davvero troppo noioso e fatto a cantilena. Il cantato è spesso bofonchiato, con una voce che definire irritante sarebbe un complimento, come un complimento. Quando ascolti Golgota però ti riprendi. Sono passati 3 minuti e nessuno rovina il pezzo cantando. Ma eccala, inizia il cantato, orribile stonato che sembra messo apposta per disturbare. Non fraintendetemi, probabilmente è fatto apposta per dar fastidio e per creare disagio e malessere nell'ascoltatore, in sincrono con i testi. Ma poi non vi lamentate se l'ascoltatore poi ha davvero un senso di malessere e disagio e vi cestina per sempre. Per chi ci ha amato, mi ha fatto addirittura ridere. Mi ha dato l'impressione di quei video su YouTube dei ragazzini che cercano di cantare stonati, fuori metrica e inascoltabili. Sai, quei ragazzini fanno: chiudi la porta, c'è troppo un bordello. Questa è una citazione. Il fuoco brucia se stesso, la luce acceca se stessa, la mannaia cade su di sé. L'uomo e il suo impero sono la stessa condanna. La bestia divenuta enorme e ingovernabile ha massacrato e commesso genocidio. La bestia mostruosa impazzita sta divorando la sua coda, contorcendosi spazza via giustizia, senso, ragione e unità. Frase stupenda se solo si capisse senza bisogno di andarsela a cercare su internet. Sono contento solo perché so che Domenico ha sofferto almeno tanto quanto me. Voto 0,5 su 5. Aggettivo. Davvero volete sapere, dai, no. Non esiste. Merda. Non è un aggettivo. Consigliato. No, decisamente no.
Miglior artista. No. Miglior artista, no. Tutti quelli che hanno rifiutato di entrare a far parte di questa band. Pezzo preferito, nessuno. È il voto più basso della storia di Firestar. E io sono contento di questa cosa perché gli ho rovinato la giornata, nonché la settimana. Grazie, merda. Ok, tu mi hai dato An Education in Rebellion degli Union Underground. E sei un po' stato stronzo. Sì, perché era una bunker. Per inciso mi fa cagare anche a me. A parte il mal di stomaco e la solita noia alterna di metallo cazzo di cane. Niente. Ah, niente, la recensione è finita. Tutto qui. No, no, scherzo. No, ok. Non voglio fare sempre il solito, ma che cazzo, dategli un pettine e toglietegli il microfono. Non so se avete visto il cantante. È veramente orribile, non si può guardare. Partiamo dal presupposto che non ho capito se è nu metal, alternative o qualcosa di misto. L'unica certezza è che ho è che a me non è piaciuto nemmeno un poco. Noioso e molto simile a se stesso. Dico subito che un solo pezzo si salva, che forse ha qualcosa di carino, e cioè Natural High. Il disco, secondo me, poteva partire e finire là, alla settima traccia. Se faceva Natural High, finiva il disco. Che tra l'altro sono riuscito a rovinare anche questa canzone. Poi ti dico perché. Dopo aver sentito la voce orribile e la chitarra talmente distorta e effettata male, tra parentesi, che pure la chitarra ha detto no al terzo accordo, mi sono reso conto che Carlo voleva farmi del male. Onestamente la merda è più totale. L'ho fatto anche la prima. Non so che dire. È troppo inutile e stupido. Non ha corpo. È un lunghissimo turututututututà della batteria che stona i pensieri. Esempio di puttanate. I testi e le stronzate effettistiche che secondo la Columbia fanno fighi. Per esempio, si sente palesemente nella canzone Natural High a metà pezzo la registrazione di un tipo che fuma un fottuto bong. E che Cristo, che non è una bella cosa questa. Si sente questo dell'acqua sotto, cioè una cosa brutta. Spero sia acqua. E da non dimenticare il batterista figlio di Cersei. Perché? Ma è uguale a Sergio, è uguale a Cersei. Cersei è quello di Leoni da 300. Di 300. Minchia, quanto cazzo ho odiato la batteria in quest'album. Il batterista è bravo, ma non la smette di fare stacchi e terzine su ogni fine battuta. Cioè, beh, basta, film di 10 minuti perché veramente mi il cazzo. Arrivato a un certo punto, prima del collasso mentale, ho dovuto mettere pausa e ascoltare sparato a manetta un paio di pezzi di linea 77 per non spaccare lo stereo, computer e Carlo. Grazie per il mal di stomaco, spero di averti restituito il piacere. Sì, vedo che questa cosa è stata comune nella sua recensione. Aggettivo: palloso, monotono. Difetto: creazione e incisione. Miglior artista dell'album non comunicato. Consigliato? No, ma è consigliato dall'Associazione Mondiale Fegato in Fiamme a chi ama stare una merda. Pezzo migliore Natural High, ma l'ho dovuto mettere per non dire non farlo cagare. Voto 1 su 5, sono stato molto magnanimo perché avrei voluto dare Inclassificabile. PS, il voto di AllMusic, che ha dato 3 o 4 su 5, ma non mi ricordo, non vale perché ho scoperto che era lo stesso proprietario della Columbia, quello di AllMusic. Capito? Che bellezza. Detto questo, noi ci diamo. Noi chiudiamo perché questa immensa puntata. Domenica prossima, in cui avremo ospite Zoram, artista di Sirignano. E ci sentiamo. Vorrei chiudere con una parola molto importante: Texas. No, sei zitto. Mandiamo la nostra sigla, ragazzi. E vaffanculo a tutti quanti.